Il Signore mia luce e salvezza, di chi avrò timore? E lui la difesa della mia vita, di chi avrò terrore? Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nell'ora della prova e della croce,
Vi assista il Signore nostro Dio, non vi lasci incerti e confusi, e la sua pace sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, stanno per chiudersi gli ultimi giorni del Signore e Maestro. Anche il traditore viene ormai svelato. Mentre è a mensa con i dodici, Gesù annuncia che uno di loro lo tradirà. Al termine della Quaresima, interroghiamoci: quali tradimenti del Vangelo deve ancora svelare in noi la parola del Maestro? Ci consoli e ci guarisca il perdono del Padre. Tu che sei venuto a cercare chi era perduto, Signore, pietà. Tu che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Cristo, pietà. Tu che raccogli in unità i figli di Dio dispersi, Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Padre misericordioso, tu hai voluto che il Cristo tuo Figlio subisse per noi il supplizio della croce, per liberarci dal potere del nemico. Donaci di giungere alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio, e io non ho opposto resistenza. Non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia. Chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa, si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Parola di Dio. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la tua casa, gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi. Mi sento venir meno. Mi aspettavo compassione, ma invano, consolatori, ma non ne ho trovati. Mi hanno messo veleno nel cibo e quando avevo sete mi hanno dato aceto. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi. Loderò il nome di Dio con un canto, lo magnificherò con un ringraziamento. Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri e non disprezza i suoi che sono prigionieri. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria, lode, gloria a te.
Salve nostro Re, obbediente al Padre, sei stato condotto alla croce, come agnello mansueto al macello. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria, lode e gloria a te. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: Quanto volete darmi perché io ve lo consegni? E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua? Ed egli rispose: Andate in città da un tale e ditegli: Il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: Sono forse io, Signore? Ed egli rispose: Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Giuda il traditore disse: Rabbì, sono forse io? Gli rispose: Tu l'hai detto. Parola del Signore. Abbiamo ascoltato dal lunedì santo la pagina del canto del profeta Isaia, dove ancora una volta incontriamo l'atteggiamento di Gesù, un atteggiamento di Gesù che non si ferma davanti alla persecuzione, davanti all'accanimento dei suoi persecutori. Però c'è anche una profonda fiducia da parte del servo del Signore e una profonda convinzione: il Signore Dio mi assiste. E questa è la convinzione che ha abitato il cuore di Gesù, il cuore umano di Gesù, proprio in questi testi di questi giorni della Settimana Santa emerge tutta l'umanità di Gesù, ma una umanità abitata da questo abbandono nelle mani del Padre. Gesù fa la volontà del Padre fino alla fine. Si abbandona alla volontà del Padre, si fida del Padre. E per due volte nella prima lettura viene detto: Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso, non resto svergognato. Il Signore Dio mi assiste. Quante volte noi ne siamo convinti? Quante volte noi, nonostante le difficoltà, i turbamenti, le ingiustizie subite o le violenze, quante volte noi siamo capaci di dire: Il Signore Dio mi assiste. Anche in questo periodo siamo capaci di dire: Il Signore Dio mi assiste, il Signore Dio accompagna, il Signore c'è, perché proprio in questo tempo quante domande sulla fede, quanti interrogativi e quanta fede vacillante, quanta fede inconsistente, quanta fede che si sgretola,
forse perché era legata a qualcosa di esteriore, a delle pratiche, a dei riti. Invece proprio in questo tempo il Signore vuole fare Pasqua da noi, in casa nostra, nella nostra vita, nel nostro cuore. E allora il Vangelo poi che abbiamo ascoltato rivela che anche noi possiamo tradire l'amore del Signore. Giuda certamente ha fatto la sua scelta. Il Vangelo che abbiamo ascoltato ieri ci diceva che Satana entrò in lui. Ogni volta che entra Satana c'è la divisione. Ogni volta che entra Satana ci allontaniamo da Dio con i nostri piccoli o grandi tradimenti dell'amore del Signore. Però una cosa ne dobbiamo trarre insegnamento dall'esperienza di Giuda. Giuda si fa schiacciare purtroppo da quell'esame di coscienza pesante che lo porta ad uccidersi. Lui che pensava di aver fatto cosa buona, aver venduto Gesù per soldi e poi addirittura per 4 soldi, aveva tradito un amore, una fiducia, un legame, un affetto. Gesù aveva chiamato Giuda così come aveva chiamato tutti gli altri, ma Giuda purtroppo si renderà conto e si toglie la vita, certamente schiacciato da questo rimorso di aver tradito il Signore. Anche noi, quando pecchiamo, possiamo rimanere nella morte. Anche noi, quando magari forse l'abbiamo fatta grossa, possiamo essere schiacciati dal peso delle nostre colpe. E l'insegnamento qual è in questa esperienza, in questa pagina del Vangelo? L'insegnamento è sempre quello, che anche quando capiterà a noi, perché purtroppo capita di tradire l'amore di Dio, di rinnegare il Signore, di allontanarci da Lui. Dobbiamo ricordarci che l'amore di Dio è più grande del nostro peccato. La misericordia di Dio è più grande delle nostre colpe, delle nostre fragilità. Il Signore vuole certamente da noi un cammino di fedeltà, ma conosce le nostre fragilità, le nostre debolezze. E ancora di più ci raggiunge con la sua misericordia, quel sangue versato che dopodomani noi contempleremo sul crocifisso. Quel sangue ci ha salvati e redenti una volta per tutte. E noi possiamo godere del perdono di Dio, della misericordia di Dio, abbondante, gratuita, nonostante i nostri peccati, i nostri tradimenti. Questo ce lo dobbiamo ricordare e ce lo dobbiamo ricordare perché anche noi possiamo vendere per 4 soldi anche le cose più belle e più importanti della nostra vita, magari accecati, da qualcosa che non ci fa bene e non ci porta alla vita piena, alla vita vera. Vogliamo in questi giorni, da domani, inizia, possiamo dire, questo avvicinamento al Triduo Pasquale. Il Giovedì Santo è una sorta di introduzione al Triduo Pasquale. Il Triduo è il Triduo di passione, venerdì, e di morte, di sepoltura e di risurrezione. E quindi il Triduo Pasquale davvero ci deve portare, fratelli cari, a vivere questa unità con il Signore, questo avvicinamento a Lui. Anche se saremo a casa, la casa può diventare un luogo di preghiera. La casa può diventare il luogo dove domani ricorderemo l'istituzione dell'Eucarestia, l'istituzione dell'ordine sacro e il comandamento dell'amore, in quel gesto che quest'anno non faremo, ma che rimane sempre molto vivo nei nostri ricordi, la lavanda dei piedi, che è il segno del servizio, dell'amore
Come ho fatto io, così fate anche voi, dice Gesù. E quindi domani già questo primo giorno più intenso, e poi venerdì, sabato, in attesa della domenica di Pasqua. Rimaniamo uniti a Gesù, anche a casa. Leggiamo il Vangelo, fermiamoci in preghiera, educhiamo i più piccoli ed è anche occasione per spiegare ai più piccoli il significato di queste giornate, che forse magari li abbiamo sempre vissuti in maniera automatica. Sì, sappiamo che cosa si ricorda il Giovedì Santo, sì, sappiamo che Gesù com'è morto, chi c'era, chi non c'era. Invece, proprio in questi giorni, in questo tempo, a casa, possiamo approfondire il significato di questi giorni e viverlo più personalmente. Anche l'espressione del Vangelo, Gesù che dice ai discepoli: andate da quell'uomo e ditegli, il Signore deve fare Pasqua da te. È la frase che ci dobbiamo sentir dire. Gesù stesso ci dice: in questa Pasqua 2020 voglio fare la mia Pasqua da te, nella tua casa, nel tuo cuore, nella tua vita. Ne troveremo sicuramente beneficio. Allora, mettiamo in ordine anche la casa non solo fisica dove abitiamo, ma mettiamo in ordine anche la nostra casa, il nostro cuore, la nostra coscienza. Veniamo da una quaresima molto forte, molto esigente. Voglio stare unito al Signore, voglio chiedergli perdono per i miei tradimenti, voglio seguirlo nonostante le difficoltà, le sofferenze, magari le delusioni, le paure della vita, o me ne scappo, perché domani sera lo ascolteremo il Vangelo dell'Orto degli Ulivi, se ne scapparono tutti, per tornare dopo l'esperienza della Pasqua. Allora chiediamo al Signore che ci aiuti a rimanere con Lui, a rimanere con Lui, perché possiamo fare viva esperienza dell'amore abbondante e misericordioso di Dio. Oggi il salmo di risposta alla prima lettura ha interpretato la preghiera angosciata, ma sempre confidente di Gesù, il servo di Dio tradito e consegnato alla morte. Facciamo nostra la preghiera del Figlio di Dio e uniamo ad essa il grido e la supplica di tutti i disperati della terra. Diciamo insieme: ricordati di noi, Signore, ricordati di noi, Signore. Ricordati delle tue chiese, siano segno alto nel mondo e non vengano mai meno alla loro missione di annunciare te, salvezza offerta a tutti, noi ti preghiamo. Ricordati di noi, Signore. Ricordati dei perseguitati per il Vangelo, la loro sofferta testimonianza diventi seme di nuovi cristiani, noi ti preghiamo. Ricordati di noi, Signore. Ricordati dei catecumeni che saranno battezzati nella prossima Pasqua. Non abbiano paura di seguirti fino alla croce per essere in te creature nuove, noi ti preghiamo. Ricordati di noi, Signore. Ricordati di noi, tuoi amici, spesso incerti e paurosi. Nessuno ti tradisca dopo aver condiviso qui alla tua mensa lo stesso pane, lo stesso calice. Noi ti preghiamo. Ricordati di noi, Signore. Affidiamo la misericordia di Dio, il nostro fratello Giuseppe, perché il Signore lo conduca nella pace del paradiso. Preghiamo. Ricordati di noi, Signore. Non chiudere la tua porta, anche se abbiamo fatto tardi. Non chiudere la tua porta, siamo venuti a bussare. A chi ti cerca nel pianto, apri, Signore pietoso. Accoglici al tuo convito. Donaci il pane del regno, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetta questa offerta, Signore, e fa che testimoniamo nella nostra vita la passione del tuo Figlio, che celebriamo nei santi misteri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli innocente volle patire per gli empi e ingiustamente fu condannato per i malvagi. La sua morte ha lavato i nostri peccati e la sua risurrezione ci ha riconciliati con te. Per mezzo di lui lodiamo supplici la tua pietà, perché oggi ci purifichi dai peccati. E domani ci sazierai al banchetto della mistica cena. Oggi accetti la confessione dei nostri peccati e nei 3 giorni della Pasqua ci donerai beni spirituali ancora più grandi. Per questo mistero si allietano gli angeli e per l'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, tu ci hai redenti con la tua croce risurrezione. Salvaci, o Salvatore, salvaci, o Salvatore, o Salvatore.
del mondo, celebrando il memoriale della morte, della risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Leonardo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati del nostro fratello Giuseppe e di tutti i defunti che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di tutti noi abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, i martiri, San Nicola il pellegrino e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. La settimana santa è la celebrazione più drammatica del mistero profondo della libertà umana. Il libero e irrevocabile no di Giuda e il libero e irrevocabile sì di Cristo al progetto del Padre. Ci conceda il Padre la stessa obbedienza del Figlio. Osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. È il momento dove da casa potete fare comunione con il Signore Gesù in questo momento. Vogliamo pregare così: ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito, che si abbassa nel suo nulla e nella tua santa presenza. Ti adoro nel sacramento del tuo amore. Desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore, in attesa della felicità della comunione sacramentale. Voglio possederti in spirito. Vieni a me, o mio Gesù,
che io venga da te, possa il tuo amore infiammare tutto il mio essere, per la vita e per la morte. Credo in te, spero in te, ti amo, così sia. Il figlio dell'uomo è venuto non per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per tutti gli uomini. Preghiamo. Dona ai tuoi fedeli, Dio onnipotente, la certezza di essere rigenerati alla vita eterna, nella gloriosa morte del tuo Figlio, che la Chiesa annunzia in questo grande mistero. Per Cristo nostro Signore. Amen. Voglio solo ricordarvi che domani, Giovedì Santo, intanto pregate per noi sacerdoti, perché è la giornata dove ricordiamo l'istituzione del sacerdozio. Gesù che dice ai discepoli: fate questo in memoria di me. Lo dice ai discepoli, e in tutti questi 2020 anni nella storia della Chiesa, i vescovi, successori degli apostoli e i sacerdoti hanno continuato e abbiamo continuato a farlo anche adesso, in questa messa, lo abbiamo fatto in memoria di Gesù. È quindi una preghiera per i sacerdoti e vogliamo anche ricordare l'istituzione dell'Eucaristia. Domani sera alle 19 ci sarà la diretta in televisione sui canali che già conoscete, la diretta della messa della Cena del Signore celebrata dal Vescovo. Potete seguirla volentieri perché è una messa anche davvero di comunione, comunione con tutta la Chiesa. L'Eucaristia è il sacramento della comunione e allora davvero vogliamo viverla bene, anche se spiritualmente. E poi domani sera dedichiamo un'ora di preghiera. Alle 23 mi metterò in diretta sulla pagina. Su questa pagina della parrocchia e viviamo un'ora, un cenacolo, nella notte in cui Gesù viene tradito. E quindi vogliamo offrire al Signore dalle 23 a mezzanotte e poi sarà già il Venerdì Santo. Vogliamo rimanere uniti non solo con il Signore, ma anche tra di noi. E la Settimana Santa e anche il Triduo Pasquale è per una parrocchia momento centrale, quindi anche se stiamo a casa, cerchiamo di essere uniti e di viverla bene tutti, rimanendo comunità anche da casa. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.
Ti saluto, Croce Santa, che portasti il Redentore. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua.